Oggi abbiamo deliberato una serie di iniziative importantissime a sostegno dei disagiati, a sostegno delle fasce deboli, a sostegno delle persone che vogliono donare il sangue. Il progetto l'abbiamo chiamato Il Cuore di Gaeta C'è, la creazione di una grande rete solidale tra tantissimi attori del territorio che possano permettere di aiutare tutte quelle che sono i soli, e coloro che si sentono deboli, con le famiglie che hanno un bisogno, una necessità. Oggi siamo con tutti i rappresentanti degli NCC, quindi delle automobili di noleggio con conducente, che si sono resi disponibili, quindi veramente li ringrazio tutti, grazie veramente per la grande disponibilità che avete dato. Loro si sono resi disponibili a trasportare a Formia, presso il centro trasfusionale di Formia, i coloro che vogliono donare il sangue, che hanno problemi di trasferimento, di trasporto, ovviamente che magari devono andare a giustificare. Questo è un modo per agevolare la donazione di sangue, un momento importante, un momento di emergenza, un momento in cui c'è bisogno di sangue, quindi che la sensibilità di tutti venga messa in campo, e quindi i noleggiatori con conducenti si sono resi disponibili a trasportare tutti coloro che ne hanno necessità. Ovviamente hanno istituito un numero per le prenotazioni che ovviamente bisogna chiamare, e il centro trasfusionale di Formia ci ha dato due disponibilità, il martedì e il giovedì dalle 10 a mezzogiorno, quindi tutti coloro che vogliono aderire a questo progetto perché vogliono donare il sangue ma hanno difficoltà ad andare presso il centro trasfusionale, possono chiamare il numero di Peppe, attivarsi, prenotarsi, loro dovranno lasciare un loro numero di telefono, i donatori, e un indirizzo, passerà l'automobile a casa, li prenderà e li porterà al centro trasfusionale di Formia. Un servizio importante, dobbiamo restare tutti uniti, dobbiamo ognuno di noi partecipare, anche gli NCC hanno dimostrato di avere un cuore verso questo momento di emergenza che ci deve vedere tutti uniti. Dobbiamo pregare che venga superato immediatamente, che non ci siano ulteriori settimane di fermo, perché questo sta mettendo in ginocchio un'intera economia italiana, un'economia del territorio, anche loro hanno grandissime difficoltà, e quindi le istituzioni debbono assolutamente partecipare attivamente a questo processo di sostegno dell'economia locale. Loro stanno dando una mano per il sostegno alle famiglie deboli, alle famiglie fragili, a tutti coloro comunque che si sentono donatori ma magari non hanno l'automobile, magari hanno una difficoltà per andare al centro trasfusionale di Formia, e quindi loro si sono resi disponibili a questo servizio. Voglio ringraziare il direttore del dipartimento, appunto, del centro trasfusionale, voglio ringraziare la dottoressa Giovanna Biondino che immediatamente ha dato la disponibilità. Noi abbiamo risposto al suo help, lei ha risposto alla nostra segno di solidarietà, e quindi uniti si vince. Quindi i rappresentanti del noleggio con conducente, l'istituzione comunale, il centro trasfusionale, quindi la ASLA, hanno dimostrato ancora una volta che si sta lavorando insieme per alleviare le sofferenze e soprattutto per questo progetto, per cercare di aumentare il livello di donazione. In questo momento si stanno esaurendo i posti di terapia intensiva in tutta Italia, quindi dobbiamo muoverci prima, e quindi l'abbiamo fatto mandando l'help al direttore Giorgio Casati per la riapertura delle malattie infettive, abbiamo mandato l'help a tutti i commercianti, abbiamo mandato l'help a tutte le istituzioni, perché questo è il momento di lavorare insieme, e devo dire abbiamo avuto una grande risposta di solidarietà verso tutti coloro che vogliono essere parte attiva in questo processo di riduzione del contagio, e ce la faremo tutti insieme. Questo è il segnale bello di un'Italia che vince, di un'Italia che sogna, di un'Italia che vuole stare insieme per raggiungere un grande traguardo. Grazie ancora a tutti voi per la grande disponibilità che ci avete dato, un grazie al centro trasfusionale, un grazie alla ASLA e un grazie a tutti gli attori che stanno partecipando a tutte le nostre iniziative. Gianna Conte sta portando avanti tutta una serie di iniziative,
e credo che lei ovviamente potrà dare sicuramente un segnale forte. Pietro Salipante, un altro consigliere che si è interessato della pesca, che ci ha dato una mano per tirare in su questo progetto di solidarietà. Grazie a Pietro, grazie a Gianna. Ora stiamo lavorando tutti, tutta un'amministrazione che all'unisono pensa, attua, lavora per voi cittadini. Siamo una grande squadra che sta insieme, ma non solo la maggioranza, tutto il Consiglio Comunale ci stanno dando suggerimenti, ci stanno facendo tutta una serie di considerazioni per cercare di stare sempre più vicino al cittadino. Qui ormai sono saltati i colori della politica, sono saltati i partiti, ma c'è una città che sta lavorando tutta insieme per farla risorgere, per farla ripartire, e noi ce la faremo sicuramente.